Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Nella puntata di ieri vi ho lasciato appesi con una domanda. Ho detto, leggendo il romanzo Futura, ho letto, questo comporterà che invece di utilizzare un modesto consumo di suolo, in altri digestori portano il prodotto all'estero e in altri ancora usano scarti di lavorazioni industriali o rifiuti urbani. E dove sta il problema? Interromperà la donna. Beh, vi do la risposta. Noi usiamo due termini ad indicare con il primo il land use change e con il secondo l'indirect land use change, cioè ovviamente la sostituzione del suolo per produrre invece che cibo energia. Ora, quindi io ho nascosto, degli elementi di economia in un romanzo di fantascienza che è Futura e che potete trovare autopubblicato su Amazon. Ora, qual è il problema? Il problema è che ciò che sta succedendo, se andiamo a vedere i siti specializzati, è un aumento enorme del prezzo delle materie prime. Chiudo il ragionamento perché secondo me è fondamentale che la gente capisca che sta per arrivare quella che viene definita sui siti borsistici an inflationary holocaust, un olocausto inflazionario, vuol dire che aumentano i prezzi. Faccio alcuni ragionamenti. Vi hanno raccontato del cigno nero, io ne parlo da mesi, no? Cioè l'evento imprevedibile, bla 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 bla. Io avevo raccontato in un romanzo di fantascienza che succedevano delle cose in Cina. Vabbè, è un caso naturalmente. Vi hanno raccontato che è stato un caso. Vi costringono a stare chiusi in casa, hanno chiuso tutta una serie di attività economiche, altre attività economiche fanno denari in borsa miliardari. Quelli che fanno quei denari miliardari, seguite il ragionamento, naturalmente un ragionamento complottista, d'accordo. Quelli che fanno affari miliardari in borsa non vanno a comprare di nuovo nell'information technology, ma vanno a comprare terreni agricoli, cioè esattamente quelle cose che io raccontavo nel romanzo dei gialli di fantascienza. Ora, quando io controllo la produzione agricola e posso decidere di spostarne la produzione non per produrre cibo, ma per produrre energia, io posso condizionare lo sviluppo, che ne so, dell'Unione Europea, dico una roba a caso, complottista a caso, verso certi tipi di energie, seguitemi. A quel punto succede che in altre parti del romanzo Futura, ma anche da altre parti di altri siti, invece non complottisti, ma che sono invece siti di finanza, si parla di controllo sociale. Perché? Perché se le persone hanno fame, sono più facilmente controllabili. Le controlli, fai il voto di scambio, spingerai verso il voto di cittadinanza europeo, il reddito di cittadinanza europeo, la partita IVA di cittadinanza mondiale. Queste cose che servono per tenere le persone schiave, ve lo dico chiaro, schiavi, reddito di schiavitù. Perché? Perché ti danno quel sussidio che regolano, gestendo l'inflazione monetaria legata al cibo, per consentirti di comprare quanto latte, quanto pane ti serve per sopravvivere, ma non più per vivere. Pensateci, magari è fantascienza, magari no. Malvezzi Quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene.